Speciale cinema! Sono fatto un regalo di compleanno a mamma, che mamma fa? C'è mamma fa, non c'è mamma fa? Cioè, io ce lo volessi fare, per ma ci si piacere ce lo fa, però... Però che? Lo so, cioè, anche là, se... Non c'è i soldi, e cosa, non si fa niente. Ma noi a me si parla. Si parla, Patrizia, a me ci chiedi i soldi a artista che si cosa qua, non ma, se ce lo chiedi tu, ci parla, va bene. Un pochino, cioè più tu che io, perché a me ci chiedono i soldi. Ma lei ha cominciato mai chi? Cioè, amici, io non mi pago mai i soldi. Infatti, capisci, lo so, però quando ti trovo là, sai mai... Affè, dice una cosa, cioè noi abbiamo pensato tutto quanto noi, i figli, tutto quanto così, abbiamo pensato, poiché venerdì io compro anni mamma, no? Non so, ci volevamo fare un regalo, tutto quanto insieme, no? E niente, abbiamo pensato che ci fa la televisione, fa sempre andare la televisione, però te li dico loro che la televisione fanno poco. E niente, avevo pensato di ci ho fatto uno di noi, che... Patrizia e tu, e insieme, mettevamo 5.000 lire, Patrizia, e non mi dicono dove tu. Ah, sì. Oh, vince, mi è sempre la stessa storia. Allora sai che c'è di nuovo? Tenete a vedere le 5.000 lire, caccio tu così. Che significa tenete a vedere? Se metti di lì, cioè, non è una cosa nuova, tutto quanto di noi. Cioè, poi se tu fai una cosa tua personale, cioè un pensiero tuo a parte, va bene, lo fa. Questo qua è tutto quanto di lui, non lo so. Io facessi tu. Vincenzo! E beh, questo era il regalo che volevano fare tutta la famiglia. Certo, era qualcosa di, diciamo, di entusiastico il fatto che loro volevano equamente dividere, però. Poi c'era anche una cosa che si porta molto anche in teatro, cioè nel senso per dire facciamo, cioè una cosa che si analizza anche a livello dei giorni nostri, quando ci si riunisce dice che regalo vogliamo fare, e quindi in una famiglia popolare si tende a far sì che il fratello tra virgolette più ricco debba spendere di più, però con queste 5.000 lire dell'epoca si voleva testimoniare che comunque anche gli altri figli, una cosa simbolica, benché senza lavoro o con qualcosa diciamo di popolare a livello di tasca, volevano comunque partecipare. Sottolinea poi Massimo Torisi, se vuoi fare tu un regalo a parte, pensa ad altra cosa, perché noi a questo al regalo della televisione vogliamo essere presenti. Sempre geniale Massimo Torisi.